I saloni nautici sono in qualche modo la fine di un lungo percorso. Un lavoro molto complesso di ricerca, sviluppo e produzione che i grandi brand della nautica fanno costantemente per proporre al grande pubblico prodotti sempre rinnovati nello stile, nella capacità performativa e nell'affidabilità. Sta a noi scoprire queste innovazioni e, come sempre, raccontarvele al meglio. Siamo al Salone Nautico Internazionale di Genova 2023 e Suzuki lancia in Europa questo, il DF250 Kuro. Ma cosa stiamo aspettando? Scopriamolo! Le novità di casa Suzuki del 2023, una la vedete alle mie spalle, è il nuovo DF250 Kuro. Kuro in giapponese vuol dire nero, vuol dire ira, vuol dire elegante, vuol dire una serie di terminologie che fanno pensare che questo motore sia adatto a fare che cosa? A equipaggiare imbarcazioni molto eleganti e anche con desiderio di cavalleria, di spinta, di velocità, perché grazie al nuovo piede disegnato appositamente è un motore in grado di sprigionare coppie e velocità sin dai bassi regimi. DF250 Kuro prende spunto dal DF250 AP, un motore che ormai da qualche anno è consolidato in casa Suzuki, ovvero è una unità termica di 4 litri V6, 55 gradi di architettura, motore dotato di sistema Lindbergh, quindi un motore che va molto forte ma consuma anche molto poco, albero di trasmissione disassato per permettere installazioni all'interno, diciamo, delle imbarcazioni, quindi un'efficienza anche di distribuzione del peso. E poi scendendo sotto vediamo questa unità, questo piede disegnato in maniera molto filante, molto veloce. Non dimentichiamo che la Canandra, oltre a essere esteticamente molto bella e accattivante grazie a questo mix di colore opaco e lucido, è disegnata appositamente per garantire un migliore flusso dell'aria all'interno dell'unità motore, quindi maggiore aspirazione, gran rapporto di compressione, quindi prestazioni esuberanti per questo DF250 Kuro.